grazie di essere venuti qui, grazie anche dagli sponsor, i nostri sponsor, l'Unicoop Firenze e la Fondazione Menarini. Molti di voi sono volti noti, quindi ormai questo appuntamento sta diventando un appuntamento fisso per la città ed è quello che quando abbiamo iniziato volevamo, cioè aprire la nostra università con tutte le ricchezze che abbiamo, ricchezze di conoscenza, alla città, a voi. Anche oggi, come tutti gli altri incontri, presentiamo un argomento che ci sta molto a cuore, ma soprattutto abbiamo l'opportunità di conoscere un professore, il professor Ennio Paris, un'eccellenza come tante altre del nostro Ateneo, che si occupa di professore ordinario in idraulica, quindi professore a ingegneria, dipartimento di DICEA, Dipartimento di Ingegneria Ambientale e Civile Ambientale, e che oggi ci parlerà nello specifico di quello che è la sua attività di ricerca, quindi idraulica fluviale e soprattutto la prevenzione del rischio. Come sempre, come quasi sempre, i professori hanno un'attività di ricerca, hanno un'attività di didattica, ma molti di loro, molti di noi, hanno anche un'attività, un impegno nella società civile. In questo caso il professore è membro della Commissione Prevenzione Rischi della Protezione Civile, quindi capite bene già quale sarà l'argomento della mattinata. Prima di lasciare la parola al professor Paris, vi ricordo come funziona la nostra mattinata. Quindi abbiamo una quarantina di minuti dove il professore farà la sua lezione. Nel frattempo io raccoglierò le domande a questi numeri che sono indicati qui di lato, sia con WhatsApp, con un SMS, mandate le domande e poi alla fine della lezione io le sottoporrò al professore che vi risponderà in sequenza. Preferiamo raccogliere domande attraverso il cellulare piuttosto che far girare il microfono in sala, altrimenti perdiamo tempo e ci perdiamo in queste lungaggini. Detto questo, io lascio la parola al professore, quindi le domande potete mandarle anche da subito, durante la lezione, e risponderemo alla fine del suo intervento. Grazie. Grazie Filippo, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro che tratterà dell'Arno. Siamo nel 2016, sono passati 50 anni dall'alluvione del 1966 e è giusto chiedersi, dopo tutto questo tempo, se le conoscenze che abbiamo acquisito in tutto questo tempo sui fenomeni alluvionali sono oggi adeguate per affrontare i prossimi eventi alluvionali che purtroppo inevitabilmente ci saranno e colpiranno ancora questa città. La risposta è purtroppo ancora che le nostre conoscenze non sono sufficienti per far fronte ai prossimi eventi. Eventi che produrranno dei danni alle persone e ai beni e che potranno essere ridotti ma non azzerati. Se saremo bravi li potremo ridurre sempre di più, ma ovviamente non potremo illuderci di poterli azzerare totalmente. Come si può fare per ridurre i danni dagli eventi alluvionali? Attraverso interventi strutturali, per esempio costruendo invasi, casse di laminazione che servono per ridurre la portata del fiume in arrivo alla città, attraverso un governo del territorio con strategie di pianificazione urbanistica, territoriale, uso del suolo, attraverso l'organizzazione della protezione civile con i sistemi di allertamento, con i piani di protezione civile. E poi anche e soprattutto anche con l'educazione al rischio, che coinvolge tutti, sia i bambini fin dalle
primi anni scolastici, fino anche a chi a scuola non va più, attraverso attività di formazione, di informazione, di addestramento all'autoprotezione. Bene, io però non parlerò di tutti questi, di tutte queste azioni che permettono di ridurre il rischio. Parlerò viceversa di che cosa si può fare affinché queste azioni siano sempre più efficaci. E l'efficacia dipende dal livello di conoscenza che noi abbiamo. Se il livello di conoscenza è elevato, l'efficacia di queste azioni sarà sempre più elevata e i danni saranno sempre più ridotti. Parleremo oggi di conoscenza del fiume. Quindi del rischio idraulico, che rappresenta, si parla sempre di questa parola rischio idraulico. Che cos'è il rischio idraulico? È la probabilità di avere un danno a persone o a beni derivanti da eventi alluvionali. Firenze ha sempre subito le catastrofi alluvioni dell'Arno e di queste ce ne tramandano notizie gli storici, gli scienziati, gli artisti, che per fortuna ci fanno conoscere cosa è successo nel passato. Anche questa è conoscenza. Per citare qualcuno dei più famosi, Ferdinando Morozzi, che ha raccolto tutte le testimonianze e la documentazione delle alluvioni a partire dal 1176 fino al 1730. E poi c'è Giovanni Ajazzi, che invece ha proseguito l'opera del Morozzi fino al 1840. Poi c'è Carlo Giorgini, che è stato uno dei primi studiosi moderni del fiume Arno, e infine Edmondo Natoni, del Genio Civile di Firenze, che ha fatto un'ampia rassegna dei dati e della documentazione che potrebbe servire per i provvedimenti di difesa dalle piene dell'Arno. Ma la conoscenza del fiume ha una data ben precisa da dove inizia concretamente a realizzarsi. Inizia con l'alluvione del 3 novembre 1844, che era domenica, dove a seguito di quella alluvione, disastrosa anche quella, ma non a livello del 1966, qui ne vediamo una litografia che rappresenta il fiume visto da Ponte alla Carraia, da quell'evento lì si avvertì l'esigenza di cominciare a conoscere il fiume per cercare di ridurre i danni che questo corso d'acqua produceva alla città e alle persone. A quel tempo c'era l'ingegnere Alessandro Manetti, che era direttore generale dei lavori d'acque e strade, un po' il genio civile del Granducato a quel tempo, che dispose di eseguire per la prima volta nella storia la livellazione del fiume Arno. Già erano disponibili strumenti topografici e tecniche di rilievo da diversi anni, soprattutto provenienti dalle esperienze francesi, e fece fare tutta la livellazione dell'Arno dalla confluenza della Chiana fino alla foce, includendo l'affluente Chiana e l'affluente Sieve. Perché questi due affluenti? Perché questi storicamente, in tutte le alluvioni precedenti, i fiorentini avevano una volta dato colpa alle piene della Chiana, un'altra volta alle piene della Sieve, e quindi il Manetti per scrupolo fece fare il rilievo anche di questi due affluenti. Ma con grande lungimiranza il Manetti fece rilevare anche le tracce di piena lasciate dall'onda che ha attraversato Firenze nel 1844. E quindi abbiamo questa testimonianza, questa documentazione piuttosto precisa di dove sono arrivati i livelli lungo tutto il corso d'acqua.
La livellazione consiste essenzialmente nel rilevare le sezioni trasversali del corso d'acqua. Cosa sono le sezioni trasversali del corso d'acqua? È il profilo che ha il corso d'acqua in un allineamento ben preciso e noi scegliamo dove effettuare il rilievo. È come affettare il corso d'acqua in determinati punti e osservare il profilo di questa fetta come è fatto. Qui ne vedete alcune che sono state rilevate nel centro, nel tratto urbano di Firenze. Vedete il fondo in marrone, i muraglioni di sponda laterali a destra e a sinistra e il livello che ha raggiunto la piena nel 1844. Ora di lontano queste sezioni possano sembrare, ma sono realizzate con una cura e una precisione che sbalordisce. Adesso ve ne faccio vedere uno zoom. Sono rappresentate le pietre dei muraglioni di sponda, è rappresentato, se vedete in quella di sopra, anche il livello dell'acqua che ha invaso il lungarno di via degli Archibusieri, prossimità di Ponte Vecchio, e poi sotto c'è un'altra invece molto prossima a quella di sopra, dove è rappresentato l'idrometro, se si riuscite a vedere qua, che adesso vi faccio vedere che cos'è questo idrometro. Bene, quindi queste sezioni, che è una documentazione molto preziosa, rappresentano in determinati punti il profilo trasversale del corso d'acqua. Ci dice quindi come è fatto, però soltanto in quella posizione, il fondo dell'alveo, le sponde del fiume. Dalle sezioni si ricava il profilo altimetrico, cioè mettendo insieme tutte queste fette si riesce a ricostruire il profilo longitudinale, cioè come se lo percorressimo nel senso della corrente. Adesso questo è un disegno tratto da un libro antico, quindi non è di grande qualità. Vi ho evidenziato in rosso quella che è la superficie dell'acqua durante la piena del 1844 e qui ci sono i vari ponti, questo è Ponte Vecchio, e tutti i vari ponti, le due pescaie, pescaia di Santa Rosa e pescaia di San Nicolò, tanto per orientarvi, è comunque il tratto urbano di Firenze. Ma dopo quell'evento l'esigenza di conoscere il fiume viene estesa anche alla registrazione dei livelli. L'ingegner Manetti dispose infatti che tutti i giorni da quell'anno dovessero essere registrati i livelli del fiume all'asta idrometrica degli Uffizi. Qui sulla vostra sinistra vedete ancora oggi esiste l'asta idrometrica, che è fatta in lastre di marmo con la graduazione che permette di quantificare l'altezza d'acqua in quel momento in cui viene osservata. A quel tempo c'era un guardiano idraulico che si sporgeva dalla spalletta dell'Arno e andava a fare la lettura come era stato ordinato dall'ingegner Manetti. Se succedeva qualche piena di notte doveva andare addirittura con la lanterna per andare a leggere i numeri. Oggi viceversa abbiamo idrometri molto più tecnologici. Questo alla vostra destra è un idrometro a ultrasuoni che registra in continuo attraverso questa sonda qui che vedete, che emette delle onde ultrasonore, colpiscono la superficie dell'acqua, questo è installato su ponte, colpisce la superficie dell'acqua, torna indietro e dal tempo che intercorre fra la partenza e il ritorno si stabilisce a che altezza è l'acqua. Questo dato viene inviato in teletrasmissione da questa apparecchiatura che è alimentata a batterie solari. Quindi vedete il progresso che è stato fatto, ma comunque il risultato è sempre lo stesso, cioè quello di misurare il livello dell'acqua. Dopo il 1845, anno in cui fu fatto il primo rilievo dell'Arno, fino ad oggi
sono stati fatti altri rilievi, ovviamente con gli strumenti topografici via via più moderni, ma la metodologia è sempre stata la stessa, cioè si utilizzano degli allineamenti trasversali al corso d'acqua e lungo questi allineamenti si ricava il profilo del fondo e delle sponde. Qui vedete le tracce delle sezioni nel tratto urbano di Firenze, che ormai dal 1960 sono sempre le stesse, e quindi le sezioni vengono ogni tot di anni ripetute su questi allineamenti. Questi allineamenti sono distanti uno dall'altro circa 200-250 metri, per cui noi conosciamo soltanto la forma del fiume in quell'allineamento, ma cosa c'è fra un allineamento e l'altro non sappiamo niente. Quindi possiamo concludere che per oltre 150 anni la metodologia di rilievo del fiume è sempre stata la stessa. Qui vedete a confronto il rilievo di una di quelle sezioni che vi ho fatto vedere prima, questa di sopra è poco a monte di Ponte Vecchio, e qui c'è l'idrometro, quello stesso idrometro che vi ho fatto vedere nella fotografia fatto in lastre di marmo, e qui sotto invece c'è la sezione rilevata nel 2000, cioè 155 anni dopo, praticamente sullo stesso allineamento. Vedete, c'è stato un po' di modifiche del fondo, le due però non sono del tutto confrontabili perché ci sono alcuni errori nel rilievo del 1845 comprensibili di posizionamento sul livello del mare, ma comunque non è questo l'argomento di oggi. Come ho accennato, questa metodologia di rilevare la geometria del corso d'acqua ha un limite: conosciamo come è fatto il corso d'acqua soltanto in questi allineamenti, che ne facciamo uno ogni 250 metri. Tra una sezione e l'altra non conosciamo niente. Questo va bene in molte situazioni, ovviamente non è che, però non riteniamo accettabile per il tratto urbano di Firenze. Per quale motivo? Perché questo tratto urbano ha delle caratteristiche molto peculiari. Prima di tutto, la morfologia del fiume è una tra le più complesse e allo stesso tempo variabile nel tempo. Inoltre, su questo tratto urbano insistono delle opere di fondazione di ponti storici, insistono le pescaie che stabilizzano l'alveo dell'Arno, esistono i muraglioni di sponda che proteggono i lungarni dall'esondazione. Molte di queste opere giacciono sempre sotto il livello dell'acqua, per cui noi di tutte queste opere ne conosciamo soltanto quello che è per la parte emersa, ma non sappiamo che cosa c'è sotto. Proprio per il valore che ha il tratto urbano di Firenze, da un punto di vista anche del patrimonio storico ambientale, non si ritiene adeguato ad oggi proseguire con il rilievo delle sezioni secondo la metodologia che fu avviata nel 1845. E allora, proprio in occasione di questo cinquantennale, abbiamo pensato di applicare le nuove tecnologie al tratto urbano di Firenze. Queste nuove tecnologie hanno dato in modo inatteso un risultato che era sfuggito sempre ai rilievi fatti in modo tradizionale fino al 2000, lo scalzamento del ponte Amerigo Vespucci. Nessun rilievo fatto fino al 2000 era riuscito a evidenziare la presenza di questo fenomeno alla base della pila sinistra del ponte. Ma su questo ci ritorniamo più avanti. Proprio perché siamo nel 2016, in occasione di questo cinquantennale,
si apre una nuova prospettiva con il progetto Firenze 2016. Progetto che è stato promosso dall'Università di Firenze insieme alla quasi totalità delle istituzioni pubbliche, private della Toscana, che hanno aderito al progetto. Il progetto è coordinato da un comitato, appunto il comitato di coordinamento, presieduto da due copresidenti, il sindaco di Firenze Nardella e il presidente della Regione Toscana Rossi. Il comitato è composto da membri che rappresentano tutti questi enti che vi ho detto e che hanno aderito al progetto, e da un segretario che è il professor Giorgio Federici. Che obiettivo ha il progetto Firenze 2016? Ha l'obiettivo non tanto di fare una mera commemorazione di quello che è successo nel 1966, come è stato fatto tante altre volte nel trentennale, nel quarantennale, ma vogliamo far tesoro di quell'esperienza disastrosa del 1966 affinché si possa ricavare concreti risultati per essere in grado, per essere più preparati ad affrontare le prossime alluvioni, in modo che i danni ai cittadini e ai beni siano il più possibile ridotti al minimo. Tra queste iniziative proposte da Firenze 2016 c'è il progetto di monitoraggio del fiume Arno, cioè quello di cui oggi parliamo in modo un po' più specifico. Questo progetto ha due attività principali in cantiere. La prima riguarda l'esecuzione del rilievo tridimensionale del corso d'acqua, mentre la seconda campagna di misure delle portate. Perché fare il rilievo tridimensionale? I motivi in parte ve li ho già preannunciati quando parlavo delle sezioni trasversali, che ci danno l'informazione sul fiume soltanto in determinati allineamenti. Viceversa, con il rilievo tridimensionale siamo in grado di riprodurre tutta la mappa tridimensionale del corso d'acqua senza avere alcuna interruzione, quindi conoscere come se fosse la mappa geografica di un territorio. Questo ci permette anche di monitorare lo stato di conservazione delle opere, delle fondazioni che abbiamo richiamato prima, e costituisce la base fondamentale per costruire modelli avanzati sia di tipo numerico che di tipo fisico. Questo monitoraggio dell'alveo si basa su due tecniche principali. La tecnica del multibeam, che praticamente è la versione moderna dell'eco scandaglio. Soltanto con questa tecnica qui oggi si riesce a emettere un quantitativo di raggi ultrasonori all'interno della superficie dell'acqua. Anche questi colpiscono le parti solide e vengono riflessi. Di nuovo il tempo intercorre fra l'uscita e il ritorno ci dà la posizione del punto che è stato colpito dal raggio. Tenete presente che questi raggi vengono emessi con una frequenza altissima, migliaia di raggi al secondo, e il fondo viene spazzolato alla risoluzione che desideriamo, e quindi riusciamo a vedere dal fondo praticamente anche una moneta di un euro. Queste tecniche si applicano soltanto alle parti sommerse, non possiamo utilizzare le onde ultrasonore in aria. Non vi tralascio qui i motivi. In aria invece utilizziamo la tecnica del laser scanning. Questa volta invece dei raggi ultrasonori ci sono raggi laser, cioè raggi con luminosi con determinate frequenze, che vengono emessi anche queste con milioni di raggi, milioni di impulsi al secondo, colpiscono gli oggetti che devono essere rilevati e ritornano
in funzione del tempo che intercorre, anche qui si riesce a posizionare il punto che è stato colpito dal raggio. Bene, queste due tecniche sono state utilizzate per rilevare il corso dell'Arno nel tratto urbano e sono state messe insieme, cioè i dati raccolti dal laser scanning e dal multibeam sono stati uniti in modo da avere la visione della parte immersa e della parte emersa dell'alveo. Qui vediamo l'inizio delle operazioni, siamo partiti da qui, siamo nella rampa della società Canottieri Firenze, e sta per essere messo in acqua il battello che ha sopra tutta la strumentazione. Oltre a questi due sensori c'è tutta un'altra serie di strumentazione che comanda e acquisisce e controlla e fa la posizione con i satelliti. Non vi dico la strumentazione che c'è sopra questo battello, ma diciamo quella rilevante è quella che vi ho detto prima. E il battello va in acqua e mentre percorre la superficie dell'acqua spazzola sia il fondo alveo sia tutto quello che c'è in superficie con i sensori che vi ho mostrato prima. Adesso vi faccio vedere soltanto una porzione del rilievo che è stato fatto e che ha compreso il tratto del fiume Arno da Varlungo fino a Signa, quasi 17 chilometri. Adesso però ve ne faccio vedere soltanto una piccola porzione, che è quella del tratto urbano fiorentino, che diciamo è quello che mostra anche le criticità maggiori. Quindi andremo a vedere adesso, andremo a vedere adesso questa parte qui dell'Arno, cominciando da Ponte alle Grazie. Ecco, questa è una prima restituzione dei dati del laser scanning e del multibeam a due colori soltanto, con sfumature su ciascun colore. Le sfumature rappresentano il livello del terreno, cioè la quota del terreno sul livello del mare, quindi vedete già con le sfumature dove sono le buche e dove sono i punti di rilievo. In particolare si vedono due buche abbastanza importanti a valle delle due arcate centrali di Ponte alle Grazie. Qui si vedono invece depositi, qui si vedono dei massi che adesso vi faccio vedere più in dettaglio. Eccoli qua. Questi sono massi con dimensioni dell'ordine 3-4 metri. Non si sa di preciso che cosa siano, può darsi che siano relitti delle macerie a seguito dei bombardamenti della seconda guerra. Comunque questo è quello che è stato rilevato anche per esempio le ondulazioni della sabbia sul fondo dell'Arno. Qui siamo siamo di fronte alla società Canottieri Firenze. Adesso invece stiamo avvicinandoci a Ponte Vecchio, vedete qui l'insieme dei due rilievi, quello in azzurro e quello proveniente dal laser scanning, mentre tutto il resto colorato proviene dal multibeam. Allora, sul laser scanning abbiamo fatto un unico colore per non fare confusione, mentre quello del multibeam la colorazione varia in funzione della profondità. In particolare il rosso sono le zone a quota più alta, mentre in azzurro, via via azzurrino chiaro fino al bianco, sono le quote a profondità più bassa. Questa è un'altra visione del Ponte Vecchio, dove si vede bene la platea su cui poggiano le pile del ponte stesso, platea che è stata oggetto di ribassamento, come vedremo più avanti. Questo è il ponte visto invece da valle, qui si vede bene il bordo della platea su cui poggiano le pile e l'escavazione che si ha subito a valle, vedete qui questa erosione a valle della platea. Questo invece ci stiamo avvicinando a Ponte Santa Trinita, qui vediamo Palazzo Frescobaldi, il campanile della torre di San Jacopo mi sembra,
e di nuovo l'alveo con la colorazione in azzurro, qui vediamo già le parti più profonde, qui siamo, ovviamente qui non c'è l'acqua, quello che stiamo vedendo è solo l'alveo, cioè il fondo del corso d'acqua con tutti i suoi avvallamenti, buche, erosioni, depositi. Vedete la platea del ponte Santa Trinita e questa erosione c'è subito a valle del ponte. Se ci fate caso adesso, ve lo faccio vedere in dettaglio, qui sull'arcata centrale c'è questa scultura qui che è la testa di un ariete che in questo caso sta guardando verso occidente. Ora qui si vede, qui vi ho fatto rivedere i colori di nuovo per farvi apprezzare le zone erose e le zone in deposito, vedete, queste sono zone di deposito, queste sono zone di erosione. Ecco la testa dell'ariete invece che è rivolta questa verso oriente, ce n'è una verso oriente e una verso occidente, tutte e due sulle arcate centrali del ponte Santa Trinita, sembra per scongiurare quella verso oriente il pericolo delle piene provenienti da Casentino e quella verso occidente e gli assalti dei pisani. Qui si sta invece andando verso Ponte alla Carraia. Vedete la curiosità, il ponte, come lo vedete? Adesso piccola parentesi per farvi capire anche questi rilievi, perché restituiscono queste cose un po' strane. Vedete, si vede il ponte dall'alto come se non ci fosse l'impalcato, la strada sopra, come se fossero messe a nudo le arcate. Questo perché? Perché queste arcate qui che vedete qui sono in realtà i dati che sono stati presi dal battello passando sotto al ponte e quindi ha rilevato tutta l'arcata che poi dopo, ricostruendo tutti i dati nel loro insieme, noi li possiamo vedere dal di sotto, dal di sopra, da tutte le posizioni che vogliamo, ma ovviamente non era possibile rilevare la strada perché la strada era in una zona d'ombra degli strumenti di rilievo che stavamo usando. Ecco, vedete, a valle del Ponte alla Carraia però si rileva una situazione di scavo dell'alveo ben più imponente rispetto a quella che abbiamo visto prima. Qui addirittura arriviamo a un colorino bianco che sta ad una quota sul livello del mare intorno a 32-33, mentre il rosso sta intorno a 42, quindi fra il rosso e il bianco c'è una differenza di quasi 9 metri. Quindi questa profondità qui, siamo sull'ordine dei 9 metri, qui siamo intorno ai 6-7 metri, ed ecco, qui avete la gradazione dei colori con tutte le quote che vi ho detto prima, quindi le più alte sono quei colori arancioni, marroni, le più basse sono il celestino e il bianco. Ecco, qui è tutto il tratto che abbiamo visto, in modo da avere una visione generale di quali sono le zone in scavo, le zone in deposito. Qui siamo a Ponte alle Grazie, vediamo la zona di scavo che abbiamo visto prima, poi ce n'è un po' ancora qua, qualche deposito, poi qui è tutto in deposito a parte allo sbocco dell'arcata di Ponte Vecchio di Valle, qui è tutto in deposito intorno a Santa Trinita, ma a valle c'è già ancora un po' di scavo, viceversa lo scavo maggiore ce l'abbiamo a valle del Ponte alla Carraia e qui arriviamo alla Pescaia di Santa Rosa. Questa è la visione invece prospettica di tutto il tratto che abbiamo osservato fino adesso, da Ponte alle Grazie fino alla Pescaia di Santa Rosa. Adesso, sperando che parta, eccolo, è partito, questo filmato che adesso lo vediamo percorrendo l'alveo asciutto per tutto il tratto che abbiamo considerato prima. Tenete presente e vedete degli spigoli, delle punte, i dati sono ancora grezzi,
non sono stati elaborati e siccome sono una quantità di dati che nemmeno io ho idea, devono ancora essere aggiustati per renderli, diciamo, in modo un po' più piacevole alla vista, ma questo richiede ancora piuttosto, ancora abbastanza tempo e quindi per ora ci accontentiamo. Ecco, siamo arrivati in fondo alla pescaia di Santa Rosa, questo è il coronamento della pescaia di Santa Rosa, vedete c'è un accumulo di materiale, adesso torniamo indietro, riattraversiamo Ponte alla Carraia, vedete le buche che abbiamo visto prima, si vedono chiaramente, si vedono anche i depositi, qui siamo in una zona di deposito, qui ancora qualche erosione, vedete la platea di Santa Trinita, andiamo verso Ponte Vecchio, anche qui vedete queste buche che si vedono davanti a Ponte Vecchio, la platea di Ponte Vecchio, passiamo sotto e torniamo verso Ponte alle Grazie, dove qui non c'è vistose erosioni se non quelle immediatamente a valle del ponte, che adesso le rivediamo, vedete, è andato un po' troppo veloce, però se lo mandavo più lento richiedeva una memoria troppo elevata e avevo paura che poi il computer si inceppasse. Torniamo viceversa al problema del ponte Amerigo Vespucci che vi ho accennato prima. Da qualche mese il ponte è in una situazione di traffico limitato al traffico pesante oltre le 20 tonnellate, perché questo ponte che si trova subito a valle della pescaia di Santa Rosa, questa planimetria ve l'ho mostrata per farvi vedere, vi ho richiamato la complessità della geometria del tratto urbano di Firenze e questa è una delle tante. Guardate questa traversa, da un punto di vista idraulico si chiama traversa, a Firenze si dice pescaia. Questa traversa impone alla corrente dell'Arno di fare una deviazione che spinge i filetti fluidi ad andare contro la pila sinistra del ponte Amerigo Vespucci, mentre la pila destra rimane al di fuori. Le vedete, si vede anche qui, si vede come si concentrano i filetti in questa zona qua. E questo è anche evidente perché andando a osservare il fiume si vede che qui c'è tutta una zona di deposito, ma il deposito si vede perché è un isolotto con la vegetazione, addirittura recentemente è stato anche rimosso in parte, mentre l'erosione non si vede perché qui c'è sempre acqua. Il ponte fu costruito nel 1957 su progetto dell'ingegner Morandi e dell'architetto Gori. La struttura è schematizzata in questa sezione che vi ho riportato. Ci sono le due pile centrali, pila sinistra, pila destra, che hanno un basamento di calcestruzzo, questo qui che vedete, a sua volta sorretto da pali infissi nell'alveo dell'Arno. Questa è la sezione trasversale di quelle di cui abbiamo parlato in precedenza che è stata rilevata nell'ultimo rilievo topografico dell'Arno del 2000. Vedete il ponte sovrapposto al profilo del fondo dell'alveo e qui si vede un po' quel fenomeno che vi ho detto prima, cioè una zona di deposito da questa parte, vedete questa pila qui com'è ben circondata da materiale, questo è il fondo del fiume, mentre questa invece è scalzata. Ma di queste visioni, diciamo di questi profili che da una parte erode, dall'altra ce ne sono tanti lungo tutto l'Arno, ma anche lungo tutti i fiumi, quindi non è che possiamo pensare, osservando queste sezioni qui, di poter dedurre qualcosa di più.
Se però noi sovrapponiamo il profilo della stessa sezione rilevata più di 50 anni fa, nel 1961, vedete quel profilo tratteggiato era il fondo dell'Arno nel 1961, in prossimità del ponte Amerigo Vespucci. Era circa 5 metri, nella corrispondenza dell'Aquila, era circa 5 metri più alto. Qui era più o meno lo stesso, in corrispondenza dell'Aquila destra. Qui c'era più deposito, ma c'era più deposito anche in sinistra. Quindi vedete l'altro aspetto che vi ho detto prima, il fiume che non è fisso, stabile negli anni, ma cambia continuamente, e noi dobbiamo essere capaci di capire e seguire questi cambiamenti e individuare quali effetti producono. Ecco quello che è venuto fuori dal rilievo multibeam della pila sinistra del ponte. Vedete, in bianco vi ho schematizzato il livello dell'acqua, quindi il livello dell'acqua arrivava più o meno qui, si vedeva un pezzetto di pila che usciva. Vedete, qui c'è quell'alberino che si vede incastrato in quella corona che circonda la pila del ponte, mentre tutta la parte sottostante è sommersa dall'acqua e c'è quel basamento in calcestruzzo che vi ho fatto vedere prima, e poi tutti i pali che sorreggono il basamento in calcestruzzo. È presumibile, non ci sono dati molto certi del progetto, perlomeno quelli che abbiamo raccolto fino adesso, ma è presumibile che al momento della costruzione l'alveo arrivasse più o meno a questa quota qui e tutto il basamento in calcestruzzo e i pali fossero all'interno dell'alveo dell'Arno. Adesso invece sono emersi all'esterno per circa 8 metri. Ovviamente è una situazione abbastanza importante da valutare, soprattutto per le condizioni di stabilità del ponte. Con i rilievi precedenti questo scalzamento non era possibile vederlo, ma a seguito di questo il Comune di Firenze ha disposto la limitazione del traffico come primo provvedimento e poi ha avviato tutta una serie di ulteriori indagini e studi per predisporre in breve tempo il progetto di consolidamento del ponte stesso. Bene, qui vi risparmio quest'altre. E per andare subito al punto 2 del progetto di monitoraggio, che riguardava la campagna di misure delle portate e del trasporto solido. La domanda è: a cosa servono queste misure? Per valutare il rischio idraulico nel tratto urbano, ma anche per valutarlo in qualunque altro fiume che si conosca, è necessario sapere quant'acqua può passare da questo fiume. È la prima cosa, il primo dato fondamentale. La quantità d'acqua si esprime in termini di portata. La portata è la quantità d'acqua che passa in una data sezione del corso d'acqua nel tempo. Si misura in metri cubi al secondo. Noi però visivamente non vediamo la portata, ma vediamo l'altezza d'acqua e stimiamo, sì, adesso è basso, adesso è alto. Quell'altezza d'acqua lì non è lei che comanda, chi comanda è la portata. Quindi più portata arriva, più altezza d'acqua c'è, e uno dice: beh, ma questo è chiaro, ma quanto è questo legame tra portata e livelli? Ogni fiume c'ha il suo, e se noi non lo conosciamo questo legame, noi non sappiamo dire se con quella portata c'è quell'altezza d'acqua o ce n'è un'altra. Si pone poi il problema di dire: ma attraverso il tratto urbano di Firenze qual è la portata massima che ci può transitare? Ma cos'è sta portata massima?
è quella che produce un'altezza d'acqua che al limite è contenibile dentro le spallette dell'Arno. Quindi la portata massima è quella portata che produce un'altezza massima contenibile dentro le spallette, cioè siamo al limite dell'esondazione. Per calcolare questa portata massima ci sono modelli matematici, le leggi dell'idraulica, ci sono i modelli fisici, cioè si riproduce in scala ridotta l'alveo di un fiume, ma ci sono anche le misure sul fiume. I modelli matematici e i modelli fisici sono strumenti importantissimi per fare le previsioni e le valutazioni del rischio, ma se non sono adeguatamente calibrati e validati, questi modelli hanno ampi margini di incertezza. Non sappiamo nemmeno quant'è l'incertezza. Per l'Arno sono stati fatti, proposti diversi modelli matematici. Uno dei primi è stato fatto dall'IBM di Pisa nel 1976, più recentemente all'autorità di bacino del fiume Arno, ma sono esempi che io adesso, ce ne sono tanti altri che io adesso non voglio citare. Nel 1972 l'Università di Bologna invece ha costruito un modello fisico del tratto urbano fiorentino per determinare la portata massima in Firenze. A che scopo? Perché gli era stato richiesto dal Genio Civile di Firenze di fare questo modello per capire quanto erano efficaci gli abbassamenti delle platee dei ponti Vecchio e Ponte Santa Trinita. Perché il progetto d'abbassamento delle platee? Al solito si ritorna all'alluvione del 66, che ripropose drammaticamente il problema della difesa di Firenze. Si fecero tanti studi, tante proposte, ve ne ho citate qui qualcuna. Ultima il progetto pilota per l'Arno, che prevedeva la costruzione di una serie di invasi a monte e a valle di Firenze, ma per Firenze ovviamente a monte, che contenevano all'incirca quasi 120 milioni di metri cubi destinati alla laminazione delle piene. Però problemi di natura economica e anche territoriale, nonché i tempi lunghi che sarebbero stati necessari per costruire questi invasi, hanno fatto abbandonare questa soluzione qui per trovare provvedimenti, diciamo, con realizzazione più rapida e a costo inferiore. E allora fu proposta di ampliare la sezione trasversale del fiume Arno nel tratto cittadino, abbassando la platea di Ponte Vecchio, è la sezione più stretta di tutto l'Arno, e eventualmente anche quella di Santa Trinita. Però nessuno poteva dire quanto si abbassa: un metro, due metri, 10 centimetri, 20 centimetri. Vedete qui la conoscenza cosa vuol dire? Vuol dire trovare la soluzione ottimale e dedicarci risorse economiche affinché si abbia dei risultati concreti. Quindi è fondamentale basarsi su delle conoscenze affidabili. Ma non c'erano modelli matematici per poter stabilire questo. Ci sarebbero stati, ma nessuno avrebbe detto qual era la loro affidabilità. Si è ritenuto di far fare un modello fisico all'Università di Bologna, che nel 1972 completò questo studio facendo in scala ridotta un tratto dell'Arno di circa 2 chilometri, in scala 1 a 60, dove venne verificato, facendoci scorrere l'acqua in questo modello, qual era la portata massima attraverso le leggi di similitudine dei modelli che non stiamo a commentare, qual era la portata massima che poteva transitare da questo modello senza esondare. Ovviamente il modello riproduceva fedelmente, ma in scala, la situazione reale.
Quindi prima di tutto fu fatto il modello della situazione com'era e fu stabilita qual era la portata massima. Poi venne, sul modellino si cominciò a abbassare le platee dei ponti per andare a vedere qual era l'effetto di questo abbassamento. Qui vedete una immagine dei lavori durante l'abbassamento della platea del Ponte Santa Trinita, che fu furono completati nel 1978. Secondo il modello fisico dell'Università di Bologna, l'abbassamento ottimale doveva riguardare sia la platea di Ponte Vecchio che la platea di Santa Trinita, e l'entità dell'abbassamento doveva essere di un metro su ciascuna platea. In questo modo la portata massima transitabile da Firenze sarebbe passata da 2800 a 3200 metri cubi secondo, quindi un guadagno di 400 metri cubi secondo. Bene, questi sono i risultati dati in modello. Da quel momento nessuna validazione è mai stata fatta su questi risultati. E allora il progetto di monitoraggio del fiume Arno ha riguardato l'esecuzione di misure di portata sul fiume proprio per andare a capire se i risultati di quel modello e gli interventi che sono stati fatti effettivamente hanno prodotto quel risultato. Nel febbraio del 2014 sono state avviate da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università di Firenze e il CERAFRI le misure dirette di portata da Ponte alle Grazie. Qui vedete alcuni operatori che stanno calando gli strumenti dentro l'Arno, che in quel momento era piuttosto in piena. Questo invece è un altro strumento, sembra un siluro, che viene utilizzato calandolo in acqua per misurare il trasporto solido in sospensione. Vengono realizzate anche misure di velocità della corrente, sempre per ottenere dati importanti per andare a verificare i modelli che noi utilizziamo per fare le previsioni del rischio idraulico. Bene, io sono in fase conclusiva dicendo che questo 50° anniversario dell'alluvione di Firenze vuole essere, attraverso il progetto Firenze 2016, non solo un'occasione di recupero della memoria, che è sempre importante, come hanno fatto tutti i nostri antenati e ci hanno tramandato quello che è successo purtroppo nel passato, ma anche un momento importante di idee, di progetti, di nuove conoscenze, in modo che tutta la comunità sia più preparata per affrontare purtroppo le inevitabili catastrofi che in futuro ci saranno. Vi ringrazio dell'attenzione. Allora, innanzitutto grazie a Ennio per questa presentazione che, te lo dico subito, ha suscitato molto interesse, quindi mettiti comodo perché qui c'è una lista di domande a cui ti chiediamo di rispondere. Io andrei direttamente a leggerle e a proporti queste domande. Innanzitutto un nostro ospite fa una precisazione sugli Arieti, dicendo che quello ovest sì, è corrucciato perché proprio vede il rischio delle acque impetuose, invece quello a est è sorridente, ma non per i pisani, perché l'acqua è passata senza alcun danno sotto il ponte. Questa è una precisazione, come sai i nostri ospiti sono molto preparati. Vado direttamente alle domande, che sono molte, alcune anche molto tecniche. Innanzitutto
Alcuni si chiedono, queste grandi opere sono state realizzate a monte, per esempio l'invaso di Bilancino, che impatto hanno avuto sul rischio, se lo hanno diminuito, qual è il loro ruolo e soprattutto l'innalzamento delle dighe di Levane e la Penna, se potrà in qualche modo diminuire il rischio idraulico, il rischio delle alluvioni per la nostra città. Bene, grazie Filippo. Beh, sulla prima sicuramente avrà ragione l'interlocutore. Io avevo letto che era rivolto contro i pisani, ma ovviamente si vede questo che ho letto io ce l'aveva con i pisani, allora. Mentre per quanto riguarda la seconda domanda, ogni intervento citato apporta un beneficio. Il problema è quantificare il beneficio che viene apportato in relazione all'opera che viene costruita e dove viene apportato questo beneficio. Per quanto riguarda Bilancino, il beneficio si estingue abbastanza presto nella valle della Sieve, subito sotto l'invaso, in quanto sottendendo un bacino di 150 km quadrati a Bilancino, essendo l'Arno a Firenze di 4.000 km quadrati, gli effetti di Bilancino sono praticamente trascurabili. Per quanto riguarda invece gli effetti del rialzamento delle dighe di Levane e la Penna, queste hanno un effetto invece più significativo di quello di Bilancino. L'effetto è quello di laminare abbastanza l'onda di piena che arriva da Casentino e rilasciarla a valle con una forma meno appuntita ma più distesa, quindi con un colmo diciamo più basso però più lungo. Bene, si tratta di capire questa modificazione del colmo che si propaga verso valle, quindi scende verso Firenze, quando incontra le altre opere, qual è l'efficacia delle altre opere quando si trovano davanti un colmo già modificato dalle dighe rialzate. Quindi il beneficio c'è, si tratta di quantificarlo adeguatamente, ancora diciamo non ci sono valori che possono essere dichiarati affidabili, per cui aspettiamo il progetto definitivo del rialzamento delle dighe, aspettiamo il completamento delle casse d'espansione di Figline per poter poi valutare qual è l'effetto su Firenze. E poi l'effetto su Firenze, attenzione, può essere valutato in diversi modi, eh. Se io assumo un evento di progetto, il cosiddetto evento sintetico, che è quello che si fa abbastanza comunemente quando si studia i rischi idraulici, ho un risultato. Se io invece considero l'evento del 1966, ne posso avere un altro. Cioè il beneficio che ho su un evento sintetico non è detto che sia lo stesso per l'evento del 66, evento che ovviamente è stato un'onda di piena eccezionale che non è riprodotta nell'evento sintetico. Non mi dilungherei ancora perché sennò dopo si entra in... Anche perché qui la lista è bella lunga. Va bene, allora. E molti dei nostri concittadini, anche alla luce delle tue bellissime immagini sui depositi, ci si chiedono, sinceramente anch'io me lo sono chiesto tante volte,
se, come veniva fatto in passato, se questi depositi non debbano essere rimossi. Alcuni indicano anche all'interno dei depositi addirittura rifiuti, spesso si vede d'estate carcasse di biciclette. Ecco, quindi la gestione ordinaria di questi depositi come dovrebbe essere fatta, se viene fatta, a tuo avviso, se invece ci sono delle lacune? Insomma. Dunque, i depositi sono una manifestazione naturale della dinamica del corso d'acqua, non è che è un qualcosa di artificioso, di innaturale. I fiorentini se lo sono sempre chiesto nella storia, quando puntualmente arrivava un'alluvione. Bisogna dragare l'Arno, bisogna abbassare le pescaie. Certo, a intuito sono interventi che potrebbero dare dei risultati. Viceversa, se si va a fare le verifiche, gli effetti non sono poi così importanti, anche perché durante le venti di piena questi depositi vengono o rimaneggiati dallo stesso evento, o se li abbiamo tolti prima vengono ricostituiti dall'evento stesso in funzione di come è importante l'evento, ma il fiume se li riproduce sempre nello stesso posto di dove li ha sempre prodotti. Per cui cerchiamo di fare un po' di manutenzione, è già stata fatta, per esempio vi ho ricordato prima, prossimità del ponte Amerigo Vespucci, sulla sponda destra è stato rimosso quell'isolotto che c'è stato fino a pochi mesi fa, insomma mi sembra l'anno scorso sia stato, ma se andate a vedere oggi c'è ritornato, nonostante che non ci siano stati grossi eventi particolari. Quindi vedete che il fiume riporta sempre negli stessi posti. Dal 50 al 70 il fiume Arno, non solo nel tratto urbano di Firenze, ma anche a monte, a partire dal Val d'Arno superiore e fino a Pontedera, è stato scavato per estrarre gli inerti per la ricostruzione post bellica, per costruire le autostrade. Quindi è stato sottratto al fiume un quantitativo di materiale imponente. Il corso d'acqua tutto si è abbassato, vi ho fatto vedere al ponte Amerigo Vespucci, dal 1961 al 2000 si è abbassato di 5 metri. Perché? Perché il fiume è stato impoverito del suo materiale e quindi ha eroso il letto, abbassandosi vistosamente in zone anche di 7-8 metri. Questo ovviamente crea dei grossi problemi alla stabilità degli argini, delle sponde, dei ponti. Quindi bisogna avere grande cautela nel intravedere nella scavazione, nella rimozione del materiale come, diciamo, un'azione come fosse vantaggiosa da un punto di vista dei rischi idraulici. Ecco, una precisazione su questo: non è che questi inerti non vengano rimossi perché inquinati, sappiamo che sul fondo del fiume purtroppo, soprattutto negli ultimi decenni, si è depositato dell'inquinamento. Ecco, non è che questa opera di rimozione è diminuita perché si va a toccare delle materie, insomma. C'è anche questo vincolo, però il vincolo è rimovibile se, facendo l'analisi dei sedimenti, si vede che questi hanno, diciamo, inquinanti e stanno al di sotto dei limiti, e quindi in quel caso non ci sarebbero problemi. Il problema è legato a quale beneficio porta questa operazione. A volte lo porta, a volte non lo può portare. Ecco, poi ci sono una serie di domande sul progetto Firenze 2016 che evidentemente interessa molto i nostri concittadini. Prima di tutto si chiedono come mai solo nel 2016 abbiamo deciso di fare questa rilevazione che, come tutti hanno visto, ha portato anche a delle novità importanti sulla stabilità dei ponti. Quindi se è un problema di budget, se è un problema invece
semplicemente di consapevolezza che solo negli ultimi anni abbiamo cominciato a prendere più seriamente il rischio, anche alla luce del cambiamento climatico, delle precipitazioni molto più violente? Questa è una domanda che me la sono posta anch'io. Vi confesso che adesso, visto che me l'hanno posta all'esterno, ci penso, però la risposta è che l'Arno è stato dapprima sotto, diciamo, la giurisdizione del provveditorato, poi autorità di bacino, e quindi, diciamo, tutte le competenze erano all'interno, diciamo, di queste istituzioni, che hanno fatto molto, perché noi siamo arrivati ora con queste attività, ma non trascuriamo che, diciamo, non è che si parte da zero dal 1845, come abbiamo detto prima. Cioè, le autorità di bacino, in particolare le autorità di bacino dell'Arno, in questi 15 anni in cui dal momento in cui è stata istituita, ha fatto molto sulla conoscenza del fiume, a partire dal modello matematico che vi ho citato prima, alla mappatura del rischio da esondazione, delle pericolosità nel centro di Firenze. È stato fatto molto. Tutta questa parte qui che mancava e che istituzionalmente doveva essere realizzata, diciamo, ha occupato tutto questo quindicennio fino ad oggi, e facendo in parte anche trascurare altre azioni come queste, che invece si sono rivelate importanti. Ecco, sempre legato al progetto, c'è molto interesse. Innanzitutto ti chiedono una precisazione: cosa vuol dire multibeam? Questo ovviamente. E poi, se puoi rispondere insieme anche a quest'altra domanda, se è prevista una rilevazione anche su altri tratti del fiume, perché ci hai mostrato solo il tratto, diciamo, cittadino, se è prevista altre rilevazioni, e se queste rilevazioni saranno in futuro realizzate periodicamente, che non rimanga un evento spot. Quindi, ancora sul progetto, cosa significa multibeam e se ci saranno altre rilevazioni? Avete ragione, ormai questi termini inglesi sono diventati, non si sta nemmeno a pensare alla traduzione. Multibeam significa, beam significa raggio, multibeam significa una moltitudine di raggi. Quindi il sensore che scandaglia il fondo emette nell'unità di tempo un quantitativo di raggi molto elevato, e che vanno a colpire la superficie solida, e come vi ho detto poi ogni punto colpito viene registrato e ne viene valutata la posizione. Mentre per quanto riguarda la ripetizione di questi rilievi, si spera che almeno nei tratti di alto valore patrimoniale, artistico, socio-economico, come quello fiorentino, secondo me vale la pena di avviare periodicamente dei rilievi di questo tipo qui. In altri tratti dove, diciamo, la situazione un po' è tutta una valutazione costi-benefici. Siccome questi rilievi costano non molto di più, ma insomma un po' di più rispetto alle sezioni trasversali, è ovvio che vengono fatti, e come le analisi medie si cerca prima di fare uno screening meno importante, se poi c'è bisogno si fa una cosa più approfondita, e così lo dobbiamo fare con i corsi d'acqua. E poi ovviamente i nostri concittadini si preoccupano sulla stabilità di alcune di queste opere che hai citato. Per esempio parlavi del ponte Vespucci, da
è stato il progetto Firenze 2016 che ha messo in evidenza questo rischio di stabilità? Questa è una domanda specifica. E se legato a questo rischio è previsto una modifica della Pescaia di fronte al ponte Vespucci? Dunque, è stato proprio nell'ambito di questi rilievi multibeam che abbiamo fatto che abbiamo evidenziato la presenza di questa grave erosione alla pila sinistra del ponte. Il problema della stabilità è in fase di valutazione, quindi non che dobbiamo dire crolla da un momento all'altro, stiamo valutando attraverso anche ulteriori indagini più approfondite, raccogliendo anche dati sul progetto originale, qual è la situazione, l'assetto l'assetto di stabilità del ponte, ma soprattutto dobbiamo prevedere qual è l'intervento di consolidamento, non può rimanere in questa situazione. Per quanto riguarda la Pescaia, è una delle componenti storiche del tratto urbano fiorentino, non solo, ma metter mano a quella Pescaia significa compromettere o comunque non sapere dove si va a finire con tutto l'alveo a monte della Pescaia stessa e quindi magari non trasferire agli altri ponti quello che è successo a Ponte Amerigo Vespucci. Quindi anche il fatto che dal ponte Vespucci si vedano i pali di fondazione della traversa Santa Rosa, insomma. No, quelli sono i pali di fondazione del ponte. Ecco, questa è un'altra domanda, cioè questa vista, alcuni dei nostri ospiti, alla vista di questi pali di fondazione anche questo è preoccupante, cioè qual è il tuo parere su questa questione? No, sì, questa era la preoccupazione maggiore, a vedere i pali esposti. Ecco. Questo rimane. Si vedono anche alla base della Pescaia Santa Rosa, ma quelli diciamo praticamente non hanno, almeno credo, perché poi il progetto non l'ho visto, ma sono visibili, non hanno mai preoccupato chi è preposto alla manutenzione e alla gestione delle pescaie, quindi penso che quelli non abbiano mai messo preoccupazione. Ecco una domanda un po' più meno legata al rischio e legata più all'uso che facciamo del fiume, che facevamo prima del fiume. Se secondo te il nostro fiume tornerà ad essere navigabile, perlomeno su alcuni tratti, ecco, come lo era in passato per il trasporto merci, sappiamo il Larno era utilizzato per esempio. Prima era navigabile, era più alto di 6-7 metri rispetto al fondo attuale. Questo abbassamento, che vi ho detto anche prima, ha comportato la costruzione di nuove traverse a Firenze. Una, la più recente, è quella dell'Isolotto. La traversa dell'Isolotto è stata realizzata perché si temeva che il fenomeno erosivo stava provenendo dal tratto di valle da Signa e stava risalendo verso monte, avrebbe interessato prima o poi anche il tratto di Firenze. Allora, per cercare di bloccare questa erosione, è stata costruita un'altra traversa, quella dell'Isolotto. A valle ne sono state costruite altre, tra Empoli e Pontedera ne sono state costruite altre 4. Nuove, insomma, diciamo negli anni 80, ce ne sono altre 4 nuove che sono state realizzate proprio per contrastare i fenomeni erosivi dell'Arno. Quindi siamo in una situazione estremamente diversa rispetto a quella nel tempo in cui l'Arno era navigabile, dove ci sono tutti questi salti, per cui lo possiamo fare fra una pescaia e l'altra, a meno che non si inventi qualche sistema a chiuse che permetta ai battelli di scavalcare, diciamo, questi salti delle traverse. Ecco, però da una delle domande che ho ricevuto forse ancora non è chiaro questo concetto del livello, quindi ci chiedono per esempio se non sarebbe meglio stabilire un livello
ottimale dell'alveo e lavorare e intervenire laddove questo livello sia più alto oppure più basso. Ecco, quindi questa domanda fa capire che forse non è chiaro quanto l'importanza del livello dell'alveo. Livello del fondo? Sì, rispetto a... Il livello del fondo non è un qualcosa di fisso, di statico. Lo abbiamo visto anche in qualche immagine. Il livello del fondo cambia negli anni, nel tempo, con gli eventi, con l'impatto dell'uomo sul fiume, per esempio le escavazioni che vi dicevo prima, per esempio con l'uso del territorio, con le pratiche agricole, l'abbandono dei terreni collinari e montani prima destinati all'agricoltura e oggi coperti da bosco ha ridotto il materiale che arriva ai fiumi e questi si sono impoveriti e quindi si sono erosi. Ovviamente il bosco dà altri vantaggi, ma il sistema è dinamico, non lo possiamo pensare a un qualcosa di statico dove fissiamo un certo livello e lo vogliamo mantenere lì. Ecco, un'altra domanda legata al progetto è ovviamente Firenze è patrimonio nostro, di noi cittadini, di noi fiorentini, però è anche un patrimonio dell'UNESCO, come sappiamo tutti. Ecco, se questa rilevazione del progetto sul rischio idraulico e soprattutto sulla stabilità del ponte Vespucci, ecco, se in qualche modo è stata ripresa nell'ultimo rapporto UNESCO, se ci sono state delle rilevazioni da parte anche dell'UNESCO. No, per ora non mi risulta questo. Una domanda tecnica, possiamo stabilire con precisione la portata massima in metri cubi di acqua al Ponte Vecchio, se con questi strumenti è stato possibile rilevare quanta acqua può passare senza rischio di esondazione ovviamente. Dunque... Stiamo raccogliendo i dati delle misure di portata che vi ho fatto vedere prima, ne vogliamo raccogliere ancora. I più importanti sono quelli raccolti durante i fenomeni importanti, durante le piene. Da quei primi risultati che abbiamo raccolto, sembrerebbe che il valore fornito dall'Università di Bologna potesse essere un valore abbastanza affidabile, però non è detta ancora l'ultima parola, cioè nel senso che siamo in fase di elaborazione dei dati. Orientativamente dovrebbe essere intorno ai 3200 metri cubi secondo. La portata che è il limite dell'esondazione a monte di Ponte alle Grazie. Ovviamente comincia di lì l'esondazione e poi al crescere la portata si propaga anche a valle. Quindi in qualche modo questo è un'indicazione anche legato al rischio, perché la domanda delle domande è che se siamo al sicuro da nuove esondazioni e se lo saremo mai a tuo avviso. Assolutamente no. Non siamo al sicuro nel modo più assoluto. Questo ne dobbiamo essere consapevoli, la storia ce lo insegna, non è che possiamo illuderci che quello che è successo nei secoli scorsi improvvisamente smetta di succedere. E nemmeno quello che è stato fatto può contrastare i nuovi eventi che ci saranno. Per cui sicuramente siamo esposti ai rischi di una nuova alluvione. Ma con la nostra conoscenza dobbiamo essere preparati a ridurre i danni rispetto ai nostri antenati che purtroppo con la stessa alluvione hanno avuto danni per mille. Noi dobbiamo essere preparati che con la stessa alluvione, quando ci capiterà, i danni siano 10, 20, 30. Questo è l'obiettivo a cui ci dobbiamo porre e in questo obiettivo siamo coinvolti tutti, è la comunità che deve partecipare, contribuire affinché
ognuno sia consapevole e protagonista di poter ridurre il danno, prima di tutto a se stesso, poi ai propri beni e poi collaborando con tutto il resto della comunità, perché tutti riusciamo ad essere più preparati e quindi meno vulnerabili ai eventi purtroppo che ci saranno. Ma il rischio è azzerabile teoricamente o no? No, non esiste rischio zero in nessuna parte di questo pianeta, forse da qualche altra parte. L'ultima domanda che io ho ricevuto fino ad ora è in merito a una questione che sta soprattutto anche negli ultimi giorni dando modo a molte polemiche all'interno della nostra città, è quella relativa alle costruzioni che ci sono intorno agli argini dei fiumi. In particolare sappiamo alcune di queste sono storiche, l'esempio dei canottieri per esempio. Ecco, se il tuo parere è se queste costruzioni in qualche modo aumentano il rischio idraulico oppure se potrebbero essere lasciate lì dove sono, perlomeno quelle di interesse storico, di un interesse comune, insomma. Dunque, per dare una risposta a questa domanda non è che cerco di sottrarmi, ma siccome è un fenomeno molto localizzato, deve essere studiato in modo specifico, cioè deve essere affrontato localmente. Ancora gli strumenti non ce l'abbiamo, devo dire con onestà. Questo va studiato proprio con la modellistica, che finora non era all'altezza per studiare questi casi qui. Adesso stiamo proprio con il progetto Firenze 2016 avviando una nuova modellistica dell'Arno, bidimensionale e tridimensionale, che sarà in grado di dare risposte anche a queste situazioni. Perché sono rimaste sempre nell'incertezza? Si demolisce o non si demolisce? Perché non c'era un metro di valutazione per poter stabilire se effettivamente c'è pericolo o non c'è pericolo? Quindi ogni sezione del fiume deve essere analizzata perché... No, ogni situazione. Ogni situazione. Sì, diciamo ogni sezione va bene. Un'altra domanda che è appena arrivata riguarda il ruolo delle casse d'espansione. Se realizzando altre casse d'espansione, a tuo avviso, a monte di Firenze, può incidere in maniera positiva sul rischio per la nostra città? Se ce n'è bisogno di altre casse, se hanno un ruolo, se possono diminuire il rischio. Certo, le casse d'espansione diminuiscono il rischio, ovviamente anche questo valutando il beneficio delle casse d'espansione rispetto a un evento sintetico oppure all'evento del 1966. Se si prende l'evento del 1966 ci vogliono tante casse per poterlo contenere. Bene, io ti ringrazio, abbiamo terminato le domande, grazie al professor Ennio Paris per la lezione, grazie a voi per la partecipazione. Grazie. Buona domenica.